Loro attaccano. Noi attacchiamo. Di tanto in tanto la forza del nostro assalto è tale che le nubi si squarciano e lasciano intravedere un mondo oltre la guerra, fuori dalla nostra portata. La guerra è il mondo, il mondo è la guerra. Ma dietro ogni mirino c'è un essere umano. Quelle persone siamo noi, i cinici e gli ingenui, i giusti e i disonesti. Siamo destinati alla leggenda o a svanire nella storia. Siamo cavalieri del cielo, fantasmi del deserto, topi che strisciano nel fango. Queste sono le nostre storie. La guerra ha squarciato il pianeta. Antichi imperi, nuovi mondi. Antiche usanze, nuove idee. Per la prima volta l'umanità intera ha combattuto. Per la libertà, la tradizione, l'orgoglio nazionale, il progresso, il vecchio, il nuovo. Dio sotto 100 bandiere diverse ha affrontato la guerra che avrebbe messo fine a ogni guerra. E il mondo si tinse di rosso.